Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura trattiamo i temi del lavoro perché questa mattina sono stati circa un migliaio i lavoratori della Brioni che si sono ritrovati all'interno dello stadio di Penne nell'assemblea convocata dai sindacati per discutere quanto accaduto all'interno del tavolo operativo riunitosi in regione qualche giorno fa. E noi ci colleghiamo in diretta con Penne, dove per noi c'è Paolo Renzetti con i suoi ospiti. Paolo è stato proprio all'assemblea dei lavoratori. A te Paolo, buongiorno. E buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie Alfredo, buongiorno qui in diretta da Penne, siamo al campo sportivo Contrada Campetto per parlare proprio di questa vertenza della Brioni, una vertenza che è in pieno svolgimento e si è chiusa da poco l'assemblea con gli oltre 1.000 lavoratori. Io ringrazio i sindacalisti delle tre sigle che sono venuti nella nostra postazione proprio per parlare di quello che è accaduto fino a pochi minuti fa. Inizierei con Domenico Ronca della Fittem CGIL. Ronca, un'assemblea molto partecipata, è partito questo tavolo con la regione, anche con la proprietà, qualche piccolo passo avanti è stato già fatto. Sì, un'assemblea partecipata, io voglio ringraziare tutti i lavoratori che hanno partecipato fattivamente. La vertenza è un bivio, siamo in una situazione dove abbiamo raggiunto un grande obiettivo, che è quello di aver impedito all'azienda di aprire la procedura di mobilità. Questo è un obiettivo che si era posto, l'abbiamo vista nella trattativa più volte. Oggi dobbiamo conquistare l'obiettivo finale, che è quello di non arrivare a nessun licenziamento. Si è incanalata la vertenza nella ricerca delle produzioni da reinternalizzare, da riportare dentro. Abbiamo già dei primi numeri, ma sono dei primi numeri. Secondo noi questa operazione va perseguita. Non devono essere 74 gli attuali offerti all'azienda, ma molti di più. Abbiamo dato la disponibilità a un lavoro sulla riduzione di orario, ma l'obiettivo principale è fare in modo che questa azienda investa sul suo futuro per mantenere tutti i lavoratori presenti. Luca Piersante della UIL, come diceva Ronca, l'obiettivo è quello di salvaguardare tutti i posti di lavoro, ma non sarà facile. Purtroppo noi siamo davanti ad una situazione, ad una trattativa che è molto complessa e complicata e che in questo momento presenta una lacuna importante. La lacuna importante è il piano industriale. Piano industriale che praticamente non ci permette al momento oggi di poter pensare, come si vuol dire, in grande. Però dal punto di vista sindacale abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo dato dimostrazione giocando anche con l'azienda, che praticamente nel momento in cui abbiamo chiesto all'azienda di reinserire, di immettere una parte piccola, parte economica all'interno del piano industriale che noi oggi conosciamo e che ci è stato presentato a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo portato a casa circa 20 posti di lavoro. Non è una cosa da poco. Dobbiamo continuare su questa strada. Sarà lunga e difficile, irta, però comunque dobbiamo continuare. Leonardo D'Addazio della CISL, oggi un'assemblea ancora più partecipata di quella di qualche settimana fa. Questo dimostra che i lavoratori sono più che mai convinti, anche con voi, con i sindacati, con gli enti, di poter vincere questa battaglia. Abbiamo chiesto un segnale e i lavoratori hanno dato un segnale. Sono venuti tutti, anche rispetto all'altra volta il numero è stato più alto. E la cosa che deve passare è che il ragionamento che è appena iniziato, la trattativa sarà ancora lunga. Quindi non, è vero che siamo contenti del fatto che è iniziata la trattativa, ma non possiamo essere soddisfatti di questo risultato parziale. Dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo e l'obiettivo si può perseguire solo grazie all'unione di tutti. Oggi ci hanno dato un segnale e li ringrazio fortemente. Unione di tutti, anche da parte degli enti locali, della regione, anche del ministero, c'è disponibilità a cercare di risolvere questa vertenza nell'agenda della regione Abruzzo, la questione Brioni è al primo posto. Ci sono più attori in questa vertenza, quindi tutti devono fare il proprio ruolo. Anche la regione, il ministero lo stanno facendo e anche le amministrazioni comunali, partecipando sia attivamente e sia in tutti i tavoli
che sono stati convocati, sia alla Regione che al Ministero. La vicinanza da parte dei commercianti e di tutta la cittadinanza vestina si fa sentire, questo può fare solo piacere e può farci raggiungere l'obiettivo finale. Bene, grazie. Io, Alfredo, ti restituirei la linea se non ovviamente ci sono domande dallo studio, non prima ovviamente anche di aver ringraziato la struttura di Vestina News, il nostro collega Gaetano Terio che ha permesso la riuscita di questo collegamento in diretta da Penne, linea che può tornare allo studio a te. Grazie, grazie a Paolo Renzetti e noi andiamo avanti con il nostro giornale sempre per quanto riguarda il lavoro. Niente sciopero della fame da parte degli ex interinali di Attiva S.p.A., la partecipata del Comune di Pescara che si occupa della gestione dei rifiuti nel capoluogo adriatico. Dopo un incontro con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini si è deciso di non rimuovere il presidio che ormai da più di un mese staziona a Piazza Italia davanti a Palazzo di Città. Questa mattina invece i lavoratori hanno incontrato il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, si cercano ovviamente delle soluzioni per stabilizzare i loro contratti interinali. Allora, ci dice tutto nel servizio Francesca Romana Testi. Ieri c'è stato un incontro con il sindaco di Pescara, il caso era quella della richiesta di togliere dallo spiazzo davanti al comune quello che era il presidio fisso ormai da diversi mesi. Com'è andato l'incontro? Diciamo che l'incontro è stato positivo perché alla fine lui in effetti ci aveva chiesto di smontare, che comunque non era neanche, era un invito, neanche una cosa, diciamo, non ha usato l'imperativo. L'abbiamo risolto con l'intelligenza e con l'assecondare le sue richieste. Abbiamo ripulito, abbiamo tolto le battutine offensive, il water, le mutande appese. Quindi diciamo che siamo riscesi di un gradino per quanto riguarda la protesta. E lui attualmente, nell'incontro di ieri, non ha ribadito che ce ne dobbiamo andare. Questa mattina invece un altro incontro è stato quello con il governatore della regione, Luciano D'Alfonso. In queste occasioni di cosa si è parlato? Si è parlato sempre della nostra situazione e lui è venuto con delle buone intenzioni, con qualche novità da studiare ancora, che però parla sempre di una formazione professionale, di un tirocinio, e sanno già che a noi questo non sta bene. Per oggi era stato annunciato l'avvio di uno sciopero della fame, è stato tutto quanto rinviato per un lutto? Sì, purtroppo abbiamo avuto un lutto qui sotto la tenda, perché è morto il fratello di due nostri carissimi amici, due combattenti come noi, e osserveremo questo giorno di lutto. Poi lo sciopero della fame, vediamo se sarà il caso di partire domani, dopodomani, è una cosa della quale vi informeremo, però per oggi purtroppo non riusciamo a pensare ad altro. Cambiamo argomento, si cerca di far fronte all'emergenza che coinvolge Abruzzo e Molise, l'incendio della Ital Pannelli di Ancarano avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 14, preoccupa soprattutto per le conseguenze sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Intanto la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo d'indagine, andiamo a vedere insieme il servizio. L'emergenza è tutt'altro che passata. La Ital Pannelli di Ancarano nel Teramano, fabbrica di isolanti, è andata a fuoco ieri pomeriggio poco dopo le 14 durante l'orario di lavoro. Il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, già dalla serata di ieri ha revocato l'ordinanza di chiusura della strada nei pressi dell'opificio, sbloccando il traffico, ma c'è preoccupazione per la nube di denso fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, le cui conseguenze sono ancora tutte da verificare. Ieri, dopo un tavolo tecnico nel comune di Ancarano tra le prefetture di Teramo ed Ascoli Piceno e i sindaci dei comuni interessati, Ancarano, Sant'Egidio alla Vibrata e Controguerra per il versante teramano, Spinetoli, Colli del Tronto e Castel di Lama per il territorio marchigiano, si è deciso di vietare l'uso di acqua di pozzo, ortaggi e verdure in attesa dell'esito delle analisi sui campionamenti prelevati che saranno effettuate da ARTA, ASL e Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. Il rischio è che la nube tossica
sulla quale i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 5 ore abbia contaminato acque ed alimenti. Le cause dell'incendio che ha distrutto la Italpannelli sono ancora tutte da verificare e per questo la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine per ora senza indagati. Al momento sembrerebbe confermata l'ipotesi di un incendio accidentale. Un vigile del fuoco del distaccamento di Nereto rimasto intossicato durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e con un trauma al cranico per la conseguente caduta a terra è ora ricoverato nell'ospedale di Ascoli Piceno dove i medici stanno valutando l'ipotesi di un trasferimento ad Ancona. Intanto le aziende limitrofe alla Italpannelli rimangono ferme anche oggi su invito della ASL in attesa dei risultati degli accertamenti. È deceduto nella notte all'ospedale di Pescara Vincenzo Di Bernardo l'agricoltore di 78 anni che era rimasto ferito ieri mattina in un incidente agricolo in contrada Chianchiarino di Farindola in provincia di Pescara mentre stava mettendo in moto il suo trattore. L'uomo non si era accorto che era inserita la marcia, all'accensione il mezzo si è mosso improvvisamente con l'anziano che ha tentato di salire a bordo per fermarlo cadendo poi a terra. Soccorso dai sanitari del 118, ieri il 78enne era stato ricoverato con l'elisoccorso all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. Nella notte c'è stato un peggioramento delle condizioni cliniche e poi il decesso. I rilievi sull'incidente erano stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Penne. Cambiamo pagina, la CISL pubblica i dati inerenti all'andamento dell'economia nel 2015, più 7,3% per l'export, più 3% per l'occupazione, ma preoccupa il consumo interno e lo smodato utilizzo dei voucher. Vediamo. Il quadro dell'Abruzzo è come una moneta a due risvolti. Ci sono dati positivi controbilanciati da dati negativi che si equivalgono. Cresce l'export. E questo traina le grandi imprese, le medie imprese innovative che si sono, e questo è positivo, ma non ripartono i consumi interni e quindi la piccola e media impresa non ce la fa, l'artigianato, i servizi e il commercio. L'occupazione ha lo stesso fenomeno, cresce nella grande impresa, diminuisce nel settore della piccola e piccolissima impresa, crolla nei servizi e nel commercio, crolla completamente i servizi e il commercio. C'è bisogno di un intervento forte per far crescere l'occupazione e rilanciare la domanda interna. Ora, su questo versante noi abbiamo detto alla Regione qualcosa lo puoi fare? Sì, facciamo un patto per la ripresa e lo sviluppo con tutti gli stakeholder, tutti, sindacato, forze economiche e così via. Individuiamo cose concrete. Allora, quando parte il master plan, facciamo partire il master plan, sono risorse importanti sulle infrastrutture che può aiutare a consolidare, facciamo un accordo di sperimentazione e di attrazione di nuove imprese, anche dall'estero, con un discorso di tassazione fiscale di vantaggio, con un mercato del lavoro più vantaggioso per i primi 3 anni che l'impegno si insedia. Abbiamo fatto quindi una serie di proposte, cerchiamo di fare un'intesa sulle cose che possiamo fare, da fare presto, in tempi predefiniti, con impegni certi. Io credo che questo potrebbe aiutare. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la conferenza dei servizi sulla Power Crop di Avezzano. Il sottosegretario alla presidenza della Regione Mario Mazzocca ha comunicato che ha lo scopo di consentire a tutti i soggetti coinvolti il giusto approfondimento delle tematiche da trattare anche alla luce dell'atto di indirizzo della Giunta regionale del 22 marzo scorso e tenendo conto delle richieste pervenute da alcuni enti coinvolti nel procedimento, la Regione Abruzzo ha deciso di rinviare la conferenza dei servizi al prossimo giovedì 21 di aprile. È presentato questa mattina a Pescara il nuovo piano sociale regionale, servizi più capillari e una regolamentazione più stringente, ma nessun taglio dei fondi in arrivo.
La Regione Abruzzo sta redigendo, attraverso un percorso partecipato con i territori, il piano sociale regionale 2016-2018. L'assessore regionale al sociale Marinella Sclocco ha esposto alcuni dei dati del profilo sociale regionale e le principali innovazioni previste nella bozza di linee guida del nuovo piano sociale, tra le quali la coincidenza tra gli ambiti sociali e i distretti sanitari attesa da 17 anni. È un piano sociale che io reputo rivoluzionario, perché pone l'Abruzzo, fa fare all'Abruzzo un salto veramente in avanti di anni, rimette, come dire, rimette in campo le regole ma che garantiranno qualità ai servizi, non solo qualità per i cittadini ma anche per i professionisti del sociale. Accrediteremo finalmente anche tutti i servizi sociali, a parte i nidi, i servizi sociali non sono accreditati, quindi non ci sono delle regole che stabiliscano come debba essere per esempio un centro anziani, quali sono le figure che ci debbano stare e quindi le professionalità. Finalmente metteremo delle regole, così come metteremo delle regole per l'accesso ai servizi. Il piano sociale di ambito è finanziato direttamente con il Fondo Sociale Regionale 10.800.000 euro, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, previsti circa 6.800.000 euro per l'Abruzzo, il Fondo per le non autosufficienze, circa 9 milioni di euro, ed i fondi di integrazione sociosanitaria, circa 7 milioni 800 mila euro. In più il piano sociale di ambito disegna la strategia per l'accesso ai finanziamenti relativi a FSE Inclusione Sociale, Fondo Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Fondo Nazionale Lotta alla Povertà ed FSC. No, non sono in previsione dei dettagli, devo dire abbiamo ereditato un dramma, perché la poltrona dell'assessore alle politiche sociali aveva 23 milioni di euro di mancati trasferimenti. Regione, Camera di Commercio, Capitaneria di Porto, Autorità di Gestione dell'IPA Adriatico, tecnici ed imprenditori, questa mattina tutti all'Aurum si sono incontrati per discutere i nuovi strumenti per la mobilità e l'accessibilità dei passeggeri nella macro regione adriatica. Si continua a parlare di macro regione adriatica e soprattutto di mobilità, sostenibilità e di Interland, per una mobilità che sia in qualche modo più accessibile e anche più ampia, tenendo in considerazione quelli che sono anche la nuova concezione di mobilità. In questa giornata un convegno che vedrà partecipare tantissimi rappresentanti anche dell'intero Adriatico. Quali sono i punti più importanti? Il punto centrale dell'intero progetto EasyWay, che è un progetto che coinvolge tutto il partenariato della regione macro-adriatica, sia la sponda italiana sia la sponda delle altre regioni che si affacciano sull'Adriatico. Questo progetto vede come lead partner la regione Friuli, e con un amplissimo partenariato in cui la regione Abruzzo ha un ruolo di rilievo, in quanto come azione pilota ha sviluppato un'app per l'aumento dell'infomobilità, sia applicata alla regione Abruzzo sia come buona pratica da trasferire su tutti gli altri partner. Questo è stato un altro output del progetto, è stato quello della realizzazione di una infrastrutturazione di servizio nel porto di Pescara per la mobilità dei passeggeri, sia per la connettività marittima che per quella aerea, per l'estensione delle reti TEN-T e per il nostro ruolo anche importante nel corridoio adriatico. La partecipazione a questo progetto è una delle azioni per il rafforzamento della posizione dell'Abruzzo nelle reti TEN-T e nella macro regione adriatica. Cambiamo decisamente argomento, cambia forma l'Aquila Film Festival, che quest'anno si svolgerà dal 19 di aprile al 14 di giugno. Daniela Rosone. Festival del cinema in rassegna per creare il primo festival diffuso d'Italia. La decima edizione dell'Aquila Film Festival, nell'anno del decennale, cambia forma e si trasforma.
L'obiettivo è, dal 19 aprile al 14 giugno, quello di riportare il cinema in città, intendendolo come luogo di proiezione, facendo incontrare il pubblico con i registi, gli attori, i professionisti del nostro cinema nazionale. 2 mesi di incontri e proiezione. I 10 film proposti varieranno per genere e tematiche. La nuova formula del Festival Diffuso è pensata per offrire un programma importante e articolato, adattandosi ai tempi e agli spazi della città dell'Aquila. Saranno poi gli spettatori abbonati a scegliere il miglior film. Ci sarà anche il concorso intitolato al critico Lino Miccichè per la migliore recensione di film in concorso, perché sia innanzitutto una festa del centro e della comunità. Un momento di passaggio, perché il festival da quest'anno cambia pelle, già il periodo è diverso, partiamo da aprile e uniamo la rassegna con il festival, creando il primo festival diffuso in Italia. Ci adattiamo alle esigenze della città, agli spazi della città, e da aprile a maggio e da aprile a giugno facciamo 10 incontri, 10 film, 10 cose diverse. Apriamo con la Siria, con un documentario girato durante la guerra in Siria e con l'incontro con Danilo Balducci, fotoreporter freelance, che ci parlerà della frontiera di Domeni con le sue foto. Quindi, partendo da questo argomento, si arriverà a trattare commedie, a trattare cinema d'autore, a cinema di genere. Insomma, in 2 mesi proporremo tante cose e tanti incontri. Verranno all'Aquila tante persone di cinema, registi, autori giovani di opere prime, attori. Insomma, 2 mesi importanti a disposizione della città. Si avvicina la gara casalinga contro il Como per il Pescara. Siamo allo Sport e al Calcio di Serie B. La società intanto fa quadrato attorno al tecnico Massimo Oddo. Lui e la squadra non stanno certamente vivendo un momento facile. Ieri è sceso in campo nella conferenza stampa il direttore generale del Pescara, Giorgio Repetto. Intanto, per quanto riguarda invece il fronte squadra, emergenza difesa, assenti Crescenzi, Mazzotta e Zampano, quest'ultimo squalificato, e forse Vitturini, che si è infortunato al flessore con la Under 19. Intanto andiamo ad ascoltare le parole di Repetto. Penso che lui rimane l'allenatore del Pescara fino alla fine, in tutti i modi. Qualsiasi cosa succeda da qua alla fine, ha spiegato bene. Abbiamo progetto nel calcio, è una parola un po' grossa, però a noi, a lui dobbiamo tantissimo, perché ha preso la squadra l'anno scorso, abbiamo fatto dei playoff che sapete benissimo, per 3 traverse non ci hanno concesso di salire, sono andati via 6-7 giocatori, sono arrivati altri, lui in pochissimo tempo è riuscito a creare una squadra forte, una squadra che ha giocato al calcio meglio di quasi tutte quelle che sono nella nostra categoria, forse anche di qualcuna che sta sopra. Io sono veramente contento di quello che ha fatto la squadra fino a oggi. Adesso non guardiamo solo le ultime 9, guardiamo 33 partite giocate. La squadra si è espressa benissimo, abbiamo attraverso lui posto all'attenzione di squadre di massima serie alcuni giocatori che hanno mercato, che avranno mercato. Non possiamo essere disturbati dal mercato che hanno dei nostri giocatori, perché è un motivo di orgoglio che della società di Serie A seguano i nostri giocatori, e questo lo dobbiamo al gioco che lui ha insegnato ai giocatori e che ci hanno messo anche poco ad apprendere, quindi vuol dire che l'hanno seguito completamente. Non può essere una serie di sconfitte a farci cambiare idea, a farmi cambiare idea, adesso sto parlando per me, a farmi cambiare idea, per cui sono felice dell'allenatore e sono convinto che si debba pensare, come diceva Massimo, al futuro. Sicuramente ci sono stati degli errori nostri, perché magari potevamo fare qualcosa di meglio, e ce ne assumiamo, io me ne assumo in prima persona la responsabilità, ci mancherebbe, come lui si assume quelle da allenatori, è chiaro che io mi devo assumere quelle sul mercato, ci mancherebbe. È normale. Per la Virtus Lanciano si avvicina a grandi passi la sfida di venerdì nell'anticipo contro il Crotone. Torna a disposizione dopo gli impegni dell'Under 21 il portiere Cragno, assente invece Sicuro, Salviato. Difficile il recupero di Di Francesco. Intanto il tecnico Primo Maragliulo lancia un monito ai suoi dopo la sconfitta patita al Biondi contro il Perugia. Dobbiamo dare sempre il 100%. Ascoltiamolo. Lo ripenso ancora che il Perugia
abbia meritato. Sì. No, mi era rimasta sicuramente in mente immediatamente subito dopo la partita la brutta prestazione. Però se la partita, io l'ho rivista, se la partita fosse finita pari, insomma, non c'era probabilmente molto da recriminare. Il Perugia comunque assolutamente non ha rubato niente, questo è poco ma sicuro. Ci sono modi e modi di perdere, quello di sabato sicuramente non è consono a quello che può essere e deve essere il nostro obiettivo, perché mancano ancora 9 partite e è probabile, speriamo di no, ma è probabile che ne possiamo perdere delle altre, ma quando usciremo dal campo sconfitti dovremo uscire sempre assolutamente a testa alta e dopo aver dato tutto quello che abbiamo dentro. Invece sabato si è usciti secondo me con l'amarezza di non aver dato tutto e probabilmente di aver perso una partita che alla fine avremmo tranquillamente anche potuto pareggiare. Lasciamo la Serie B e scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Per la gara di sabato alle 17.30 contro il Rimini, arbitra Curti di Milano, la Teramo Calcio ha indetto la giornata biancorossa, pertanto non saranno validi gli abbonamenti. Intanto la squadra di Vivarini, rinfrancata dalla vittoria nel derby contro l'Aquila, continua la preparazione in vista della prossima gara. Sul momento dei biancorossi andiamo ad ascoltare l'attaccante Lenoci. È stata una bella emozione riuscire a vincere questa partita, che non era facile, una partita combattuta, e sei riuscito a regalare ai tifosi questa gioia. Ecco. C'è un po' di rammarico perché comunque penso che la seconda parte di stagione abbiamo fatto molto bene a livello di prestazione, abbiamo fatto dei ottimi risultati. C'è rammarico di essere partiti appunto con questa penalizzazione, con un campionato già iniziato, aver fatto un mercato quando già è iniziato il campionato praticamente, quindi che se magari si fosse riusciti a partire dall'inizio come tutti, ovunque vai ti rimane qualcosa e ti insegna comunque qualcosa. E alla fine io qua sono stato bene come ambiente, come squadra, come gruppo, come tifosi, la mia famiglia si è trovata molto bene, quindi sicuramente magari a livello di campo è stato un po' più travagliato rispetto agli altri anni. Però alla fine sono contento perché il mio spazio lo sto trovando, l'ho avuto. Sarà una gara complicata, sì, perché ecco, noi dobbiamo far punti, ma anche loro hanno bisogno di far punti, quindi verranno qui mettendocela tutta, stando attenti a non subire, a cercare di non prendere gol, a chiuderci tutti gli spazi. Noi dobbiamo avere la pazienza, la capacità di gestire le situazioni e cercare di sfruttare le occasioni che ci possono creare, che sono anche le palle inattive, visto che comunque alla fine fanno anche la differenza, anche quello. Umore totalmente diverso in casa dell'Aquila dopo la sconfitta contro il Teramo e la dura presa di posizione della società, che ha richiamato ad un maggiore impegno squadra e staff tecnico. Proprio la squadra si allena in vista del match contro la Maceratese agli ordini di mister Perrone. Noi andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Giorgio Alessandri. È sicuramente il momento più delicato della stagione, almeno dal punto di vista sportivo, per l'Aquila Calcio. Alle spalle il KO con il Teramo e la successiva dura presa di posizione della società, che ha richiamato tutti, giocatori e staff tecnico, ad un maggiore impegno. All'orizzonte il difficile match con la Maceratese, in piena corsa playoff, forse il peggior avversario che si potesse affrontare in questo periodo. Alle spalle c'è questa strigliata della società, cosa vi aspettate adesso dalla squadra e dello staff tecnico? Ma io penso sia stato un confronto opportuno, una strigliata è un termine abbastanza improprio, credo sia stato un richiamo all'ordine. Ma durichiamo alla consapevolezza dell'importanza di questa stagione, di queste partite, ma questo dimostra insomma che la società ci sta vicino ed è la cosa più importante. Poi la compattezza e l'unità di intenti fanno sempre la differenza, quindi ben venga questo richiamo, questo confronto, perché ne abbiamo bisogno. Dal confronto che avete avuto poi con la squadra e i giocatori, pensate, avete la sensazione che il messaggio sia stato recepito, insomma?
Ma io credo che questa squadra non gli si possa rimproverare comunque l'impegno, quello di dare sempre il massimo in qualunque occasione sia stata chiamata in causa, quindi è soltanto, ripeto, la consapevolezza e il richiamo all'attenzione del momento storico che stiamo vivendo, quindi penso che i ragazzi sono ben consapevoli e coscienti dell'importanza di questa partita, soprattutto della prossima. Beh, appunto domenica c'è la Maceratese. Beh, contiamo una squadra forte, una squadra che non perde da 9 giornate, che ha vinto fuori casa, credo sia quella che ha fatto più punti, quindi ha fatto 4 gol alla spalla nell'ultima trasferta. Incontriamo una squadra forte, un grande gruppo, compatto, però ripeto, noi dobbiamo vincere e quindi faremo di tutto per portare a casa i 3 punti. Non ci sono altri aggiornamenti ed altre notizie, il TG6 termina qui, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.